Buonasera ragazzi, adesso vi insegnerò a craccare Spotify per ascoltare il mio ultimo brano. Allora, quello che vi occorre sono un PC e un internet. Apriamo l'internet e scriviamo qua Spotify. Clicchiamo qui. E qua c'è scritto scarica. Una volta che lo schiacciate, qua c'è il file di installazione. Lo vedete? Cliccate qui, si apre e fa il download. Nel frattempo, in tutti questi 45 secondi, potete occupare il tempo a farvi la pulica con le cose porno per farsi la pulica. Queste qui. Ok, una volta che avete scaricato Spotify vi spiego come craccarlo. Vedete qua c'è l'icona, cliccate col destro, rinomina e fate così. Spotify, facciamo una freccetta così, craccato, così lo state craccando. Se volete che la vostra patch duri a vita dovete scrivere per sempre e premete invio. Ora avete Spotify craccato per sempre. Una volta che avete craccato Spotify, lo potete aprire. Ok, ora che avete aperto il vostro Spotify craccato, andate nella barra cerca qua e scrivete MG Cavallo il ritorno. Ed ecco qua il brano. Vediamo se funziona. Ok, come notate avete la prova che Spotify è stato craccato perché questa è la versione upgrade, vedete qua? Non è la versione board, è la versione upgrade, grazie alla crack che vi ho spiegato come inserire. Ora che avete trovato questo, fate così. Cliccate col destro e mi dovete aggiungere alla vostra playlist. Potete salvare nella libreria. Potete anche passare ad artista, che non so cos'è. E potete anche seguirmi, quindi se mi seguite mi aiutate un pochino. Se sul brano cliccate col destro vi appare questa voce, aggiungi alla coda. La coda di davanti. Ora vi faccio notare una cosa. Guardate qui la data del PC. Sabato 28 aprile. Significa che questo video l'ho girato sabato 28 aprile e vi ho detto che il brano esce oggi, 1º maggio. In realtà è uscito prima e vi ho preso per il culo. Se questo tutorial vi è piaciuto, mettete mi piace a 1 milione di miliardi di mi piace, forse caricherò il video ufficiale della canzone stessa. E inoltre iscrivetevi, devo raggiungere almeno 200 milioni di miliardi di iscritti. C'è anche il pulsantino in basso, a destra.